L'ambizioso progetto di creare una moderna via della seta è il contenuto del libro bianco Metro of the Met, presentato al Salone del Libro dal sindaco Fassino e dai rappresentanti internazionali delle nazioni coinvolte. La visione, finanziata da Russia e Cina con un investimento tra i 1.500 e i 2.000 miliardi, è quella di raggiungere tutta l'Europa tramite le ferrovie. Passando dalla Met, la regione medio orientale, Turchia e Russia. Stiamo connettendo questo territorio a uno spazio sempre più grande, che dobbiamo immaginare appunto con visione uno spazio globale. Ecco perché questo progetto che ci fa arrivare più in Cina. Ma appunto questo libro bianco e la rete di comunicazioni che in questo libro bianco sono riassunte rende evidente come tutto questo non è una visione, ma non è un'illusione. E che quando questa roba qui sarà realizzata, si andrà a Pechino in treno, in un giorno. Un progetto che appunto punta a promuovere la mobilità ad alta velocità e rapida per merci, tecnologie e persone su uno scacchiere vasto che è il grande scacchiere euroasiatico. Una metropolitana euroasiatica in cui le città faranno da stazioni, 30.000 km di alta velocità che potrebbe diventare realtà intorno al 2050. Torino darà il nome alla carta su cui creare un forum di metropoli per il sostegno politico-ideologico, una rete di cui fanno già parte Mosca, Tirana, Barcellona e Budapest.